psicologia è superflua. Ne parlavo ieri col mio analista, ma che scherzi. C'è stata però Selvaggia, sì, che ha tentato di bloccare la tua esibizione. Sono contento. Perché Selvaggia? Penso fa ridere. Ma perché cosa dice? Cioè, alle volte non c'è neanche tantissimo da dire, nel senso che è stata un'esibizione, scusami, un po' mediocre. Sia nell'interpretazione che nel testo, non c'è nulla che faccia veramente ridere. Cioè, questo spunto che parte dal tuo nome, Cristiano, che però poi insomma si esaurisce lì, cioè è il pretesto per tutto il monologo, però non c'è mai un guizzo. Tutto qui. Paolo, da Toscano a Toscano. Grande. Allora, ma dove tu sei? Io sono Pisano. Arrivederci, ciao, vi ringrazio, è stato bello, scusate, ma io con Pisani purtroppo. Bello, la pace del mondo. Sei Pisano o Pisano? No, è San Miniato. Abbracciatevi, su... dai, abbracciatevi un attimo. Sì. Ma perché ogni volta che c'è abbracciatevi. Ma scusi, mentre lo dicevo, riprendeteci, andiamo su YouTube. Ma chi se ne prende? Mentre lo dicevo, un milanese e un pisano che si abbracciano, questo è veramente uno incredibile, scopo. Ragazzi. È inutile, è inutile. Pace del mondo. Va bene, allora, ti volevo dire seriamente due cose. La prima cosa, Cristiano, è che tu arrivi dopo tanti altri comici, quindi può darsi che nei momenti in cui non crei un guizzo, noi magari non troviamo quell'appiglio, quel gancio per poter dire boia, lui è troppo ganzo. Questo non è successo. La seconda cosa che ti volevo dire è che non ci hai raccontato e non ci hai preparato bene il personaggio. Ad esempio, Fantozzi, che per me è uno dei personaggi più straordinari che la letteratura contemporanea abbia mai creato, è una cosa già chiara dall'inizio. È una persona che è sfigata, che è dedicata al fallimento, è un perdente, e da lì in poi ti diverti su qualsiasi cosa lui possa raccontare. Detto questo, io non è per campanilismo, ti ho trovato carino, gradevole, ti ringrazio di essere Diego. Guarda, l'esempio che ha fatto Rudy Fantozzi è calzante con la ragazza di prima, che con una sola cosa ci aveva raccontato. Lei è riuscita con una cosa a raccontarci uno stato d'animo. Ecco, ha ragione Paolo, cioè, mancava la presentazione del personaggio. E Francesco? Guarda, il pubblico non si sbaglia mai, non è mai partito, non ha mai riso di gusto, ecco. E un sì o un no, Paolo? Io gli voglio dare una possibilità, gli dico di sì. Quindi c'è un no di Selvaggia Lucarelli, un sì di Paolo. Io dico no. No, quindi adesso diventerà fondamentale il sì o il no di Francesco Facchinetti. Allora, Cristiano, for me, per me, I don't wanna shock you. Adesso come oggi, come oggi. Anyway, I don't wanna shot you. A Hawaii, io ho diverse case. I wanna shot you. And for me is... per me... Yes! Yes! Sei ammesso al giudizio finale della seconda manche. Understand? Okay. Understand, he's understand. Sì, yeah, yes. Ok, puoi andare backstage. Con la macchina di Immacolata, mi raccomando. Tecnicamente hanno ragione, non ho preso il pubblico, non è partito quell'escalation che io avevo pensato e che di solito in questo testo in live funziona, e di conseguenza è rimasto flat, come dice Facchinetti.